sociologici, culturali, urbanistici e quindi penso che sia importante verificare tutto questo perché si debba ripartire da tutto ciò che riguarda anche nelle aree urbane, dalle periferie, perché per verificare poi concretamente quella integrazione che può rendere sempre più sicuro da una parte, ma anche più forte culturalmente, anche come istruzione, come educazione, la popolazione che ci vive. Grazie, sottosegretario. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 26 luglio 2016, ore 10, svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni. Ore 15, seguito della discussione del decreto legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative relative al regime dei farmaci e dei relativi rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alla questione dei cosiddetti farmaci innovativi. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare recante l'istituzione di una commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Esame dei disegni di legge di ratifica Italia-Qatar sulla lotta alla criminalità, cooperazione fra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni dell'Azerbaigian, Italia Biodiversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, Italia-Argentina Spaziale Europea, scusi, Italia-Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell'Agenzia in Italia, Italia-Nazioni Unite sullo status dello Staff College, Italia-Nazioni Unite relativo all'uso di installazioni militari in Italia. La seduta è tolta.